In Cina ogni anno puntualmente la stagione dei fiori si apriva. Colori, profumi, delicatissime corolle riempivano i prati. E gli uomini e le donne contenti uscivano dalle loro case e si immergevano nel tripudio di colori. Era la stagione dei fiori che allietava i cuori di tutti. Tale stagione iniziava magicamente quando la donna dello specchio vedeva riflesso il suo volto. La donna dello specchio era una sorta di maga, di fata, di essere soprannaturale. Ogni anno, nel periodo prefissato, essa metteva il suo volto davanti alla grande superficie speculare. Guardava riflessi i suoi occhi, la sua bocca, la sua fronte e udiva la voce dell'oracolo che le diceva: "Sei bellissima e il tuo volto riflesso darà ora inizio alla stagione dei fiori." Tutto procedeva tranquillamente finché un anno la stagione dei fiori non iniziò. In Cina sopraggiunse una grande siccità e la terra era deserta. La zolla si spaccava in crepe sotto il sole cocente. Gli uomini allora interrogarono l'oracolo ed esso disse: "La donna dello specchio non vede più riflesso il suo volto e tutto ciò ha portato la siccità. Se volete porre rimedio a tutto ciò, aggiunse l'oracolo, cercate la fanciulla del ventaglio. Cerca di qua, cerca di là, finalmente gli uomini trovarono la fanciulla. Ella recava in mano un ventaglietto semichiuso. "Son qua per aiutarvi", ella disse agli uomini. Ed ecco il ventaglio si aprì. La fanciulla lo agitò lentamente. L'aria leggermente mossa agitò un sonaglio magico misteriosamente comparso ed esso suonò. E il ventaglio cambiò aspetto, su di esso comparve dipinto un drago. Esso prese la parola, disse: "Sputo fuoco, ma non solo fuoco. Dalla mia bocca escono grandi nuvole, turgide di pioggia. Nuvole piene di acqua limpida e dissetante. Nuvole che io dono a voi, uomini della Cina, poiché io sono il drago della pioggia." Ed ecco, iniziò a piovere mentre il ventaglio si chiuse e ritornò nelle mani della fanciulla. Ella si rivolse agli uomini e alle donne e disse: "Vedete, vi sto aiutando. Il mio ventaglio è magico e ora di nuovo si aprirà e vi porterà altri doni molto graditi." Ed ecco, la fanciulla aprì di nuovo il ventaglio. Disse: "Ora lo agiterò in alto, in basso, a destra e a sinistra. Lo farò vibrare nell'aria come un giavellotto e smuoverò l'aria suscitando una magica folata di vento." Ed ecco, con le sue delicatissime mani, la fanciulla fece quanto aveva annunciato.
Agitò il ventaglio nell'aria e una leggera brezza di vento si sollevò e lambì di nuovo il sonaglio magico, avvolgendolo come in un manto di aria. Ed esso, lambito dal vento, scillò dolcemente ed emise il suo suono graditissimo. Magicamente il ventaglio si trasformò e lasciò apparire fronde di alberi. Fronde verdeggianti che sembravano danzare nell'aria e qualche piccolo fiore rosso. Ed ecco, il ventaglio fece il suo prodigio. Immediatamente negli alberi della Cina spuntarono fronde coloratissime. Sotto la pioggia che il drago aveva causato, esse nascevano, mentre gli abitanti le osservavano pieni di gioia. Ed ecco, mentre il prodigio avveniva, di nuovo il ventaglio si chiuse e ritornò in mano alla fanciulla. Ella disse: «Uomini e donne della Cina, ascoltatemi, la magia non è ancora finita. Ora di nuovo io aprirò il mio ventaglio e lo farò oscillare nell'aria. E nuova gioia offrirò ai vostri occhi». Ed ecco, la fanciulla fece quanto aveva detto e aprì il ventaglio. Gli abitanti della Cina osservavano increduli, pieni di stupore, attendendo il prodigio. Ed ecco, la fanciulla agitò lentamente il ventaglio nell'aria. Una lieve brezza, un lieve alito di vento si sollevò. Poi una seconda folata uscì dal ventaglio magicamente. E ad essa ne seguì una terza, sempre leggera e delicata, e avvolse come in un manto il sonaglio che emise il suo delicatissimo suono. Ed ecco, sul ventaglio comparvero dipinti fiori rossi bellissimi. E mentre essi rifulgevano stampati, fiori veri iniziarono a spuntare sui prati della Cina. La pioggia scrosciava, le foglie verdi dominavano i rami degli alberi e petali rossi si spargevano ovunque. «È tornata la stagione dei fiori!» gridavano uomini, donne e bambini contenti. E il ventaglio odorava come se i suoi fiori dipinti fossero veri. Ed ecco, di nuovo esso si chiuse e ritornò nelle mani della fanciulla. Ella disse: «Uomini, donne, bambini, correte e osservate lo spettacolo della stagione dei fiori!» «Correte, correte!» ripeté la fanciulla. E tutti guardavano ammirati i rami gravidi di petali. Petali profumati, belli a vedersi, delicati a toccarsi. Ed ecco, in mezzo a questo tripudio di colore si udì la voce dell'oracolo che disse: «Se volete che la stagione dei fiori continui a ritornare ogni anno, dovete trovare la ragazza dell'ombrello magico. Cerca di qua, cerca di là, finalmente gli uomini trovarono questa ragazza.
aveva un viso dolcissimo e l'ombrello copriva la sua chioma delicata. La pioggia intanto era cessata, il sole era spuntato e la fanciulla si riparava con l'ombrello dai suoi raggi. Ella disse: «Quest'ombrello è magico e farà per voi grandi prodigi, uomini e donne della Cina». Dette tali parole, la ragazza chiuse l'ombrello. Gli uomini e le donne della Cina osservarono l'ombrello chiuso, ansiosi. Dissero tra loro: «E ora cosa accadrà?» Ma ecco comparire la fanciulla del ventaglio. Ella disse: «Aprirò per voi, uomini e donne della Cina, un'altra volta il mio ventaglio e lo agiterò all'aria». Così disse la fanciulla e fece oscillare leggermente l'oggetto che aveva in mano. Il ventaglio pareva danzare nell'aria come una creatura fatata. E così muovendosi sollevò una folata di vento. Poi ne suscitò una seconda, più forte e più energica. Ed essa fece risuonare il sonaglio magico che emise ancora una volta il suo dolcissimo suono. Ed ecco, l'ombrello si aprì lasciando apparire i suoi disegni. Spalancò all'aria il verde delle sue foglie e il rosa dei suoi fiori. Allora si udì la voce dell'oracolo che disse: «Portate l'ombrello magico alla donna dello specchio. Solo così ella di nuovo vedrà riflesso il suo volto e la stagione dei fiori tornerà sempre». Gli uomini ubbidirono e la donna dello specchio rivide il suo volto riflesso. Scrutò con gioia i suoi occhi, la sua bocca, la sua fronte e disse: «Mi vedo, rivedo il mio volto, rivedo chi sono». «Sono la donna dello specchio», aggiunse, «e a voi, uomini e donne della Cina, porterò sempre la stagione dei fiori. Non cesserò di donarvela mai». Ed ecco, da allora in poi, puntualmente, la stagione dei fiori iniziò a tornare. Uomini, donne e bambini osservavano le corolle profumate e colorate. La pioggia le nutriva. Il vento le ristorava. Tutti osservavano felici e gridavano: «Tornerà sempre la stagione dei fiori». «Tornerà, tornerà», ripetevano tutti in coro, mentre l'eco risuonava: «Tornerà, era, era, era». Qualcuno narra che nelle notti di luna piena questa eco si sente ancora. «Tornerà, era, era, era».